Sì, Peppe, 8 e 12 minuti in diretta con la rassegna stampa, ultimissima da parte della Guardia di Finanza di Palermo, che ha confiscato beni per 150 milioni, sono riconducibili a un noto imprenditore operante nel settore della grande distribuzione alimentare. Per saperne di più ci colleghiamo con il comandante Gianluca Angelini delle Fiamme Gialle di Palermo. Intanto buongiorno e ben ritornato. Buongiorno a voi. Allora, capitano, comandante, ci può intanto spiegare questo soggetto come operava? Sì, intanto c'è da dire che questo provvedimento di confisca che è stato disposto dal Tribunale di Palermo rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso la definitiva acquisizione del patrimonio dello Stato per la restituzione alla collettività di un importante patrimonio immobiliare, appunto, valutato a circa 150 milioni di euro, sequestrato nei confronti di un imprenditore storicamente attivo nel settore della grande distribuzione alimentare attraverso la gestione di 13 supermercati a Palermo in provincia. E le indagini sono concentrate proprio sulla ricostruzione delle fasi dello sviluppo dell'impresa fin dalla sua costituzione, che era avvenuta alla fine degli anni 60. E appunto le nostre indagini, che hanno valorizzato anche dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, qualificherebbero il destinatario del provvedimento come un imprenditore colluso, in quanto, anche se non organicamente inserito in Cosa Nostra, avrebbero sempre lavorato sotto l'ala protettiva della mafia, avendo ottenuto anche vantaggi competitivi per la sua azienda, sfruttando proprio le modalità operative tipiche di Cosa Nostra per acquisire ulteriori attività, estromettere i soci, scoraggiare la concorrenza anche tramite danneggiamenti di attività concorrenti, risolvere problematiche relative ai rapporti con i dipendenti. Quindi, in buona sostanza, il sostegno di Cosa Nostra è stato determinante nello sviluppo dell'attività imprenditoriale, che nel giro di pochi anni si è trasformata da un'impresa familiare ad una realtà in forte sviluppo. Basti pensare che nell'ultima annualità, nel 2020, è arrivata a fatturare oltre 90 milioni di euro. Ecco, comandante, la forza che veniva manifestata riguardava anche eventuali problematiche con i dipendenti? Sì, assolutamente, infatti sono state rilevate nel corso delle indagini, su questo anche i collaboratori di giustizia hanno dato conferma, che nel momento in cui risultavano sussistere o comunque intervenire problematiche gestionali all'interno dell'azienda, anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro con i dipendenti, l'imprenditore era in grado di rivolgersi a esponenti della famiglia mafiosa di riferimento, in questo caso Bagheria, per intervenire e far desistere appunto il dipendente da accampare le proprie pretese. Grazie al comandante Gianluca Angelini per questi particolari, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi.